2000 partecipanti al pellegrinaggio degli alpini in Adamello per ricordare la medaglia d'oro al valore militare Serafino Gnutti, 310 coloro che hanno percorso a piedi i sentieri della storia. La montagna nel DNA degli alpini, l'addestramento così selettivo forma i militari al quadrato, così ha sottolineato il comandante delle truppe alpine durante l'esercitazione Lavaredo 2019. 700 soldati di 6 nazioni ed un comando NATO coordinati dalle truppe alpine dell'esercito sulle tre cime hanno messo in evidenza tutta la spettacolarità della verticalità. Il premio Fedeltà alla montagna che sostiene gli alpini allevatori e agricoltori è stato assegnato a Fortunato Flaviani Diovindoli vicino all'Aquila. Per la terza volta il premio va in Abruzzo. In 310, in cammino lungo i sentieri della Grande Guerra, con passo cadenzato ed in silenzio, hanno preso parte al 56esimo pellegrinaggio degli alpini in Adamello, organizzato di anno in anno in alternanza dalla sezione Anna di Valle Camonica e dalla vicina sezione Trentina. Un pellegrinaggio che ha visto arrivare davanti al rifugio Gnutti, in territorio di Sonico, in provincia di Brescia, tante penne nere che hanno voluto ricordare con la santa messa in quota la medaglia d'oro al valore militare Serafino Gnutti, morto in Albania nel gennaio del 41. Abbiamo sin dall'inizio detto che era giusto ricordare una medaglia d'oro, tra l'altro che ha combattuto in un fronte greco-albanese poco citato in tante occasioni, però abbiamo anche ritenuto doverosamente ricordare i 100 anni di vita della nostra associazione dedicando le colonne a dei padri fondatori. Era il 1963 quando un gruppo di alpini che stava rincorrendo scritti sulle rocce nella memoria degli ultimi adamellini che combatterono tra il 15 e il 18 pensò di ideare il pellegrinaggio, transitando ogni anno a fine luglio sui luoghi che videro 100 anni fa tanti giovani seguire il sentiero del dovere pericolosamente compiuto. La fatica si abbina alla meditazione, al pensiero di quello che è successo tanti anni prima e tutto sommato quando poi si arriva in questa piana vicino al rifugio dedicato a Gnutti, uno dei nostri caduti, uno dei nostri martiri, una sorta di liberazione ma contemporaneamente un modo di abbracciare dei valori che insomma non sono mai perduti. La memoria per noi è fondamentale, poter percorrere questi sentieri, fare in modo che tanti nostri alpini, io ho visto anche tanti giovani, vengano con noi a percorrere questi sentieri per ricordare qualcosa di fondamentale, qualcosa che permette a questa nostra associazione di poter guardare il futuro con una certa serenità. Affollata anche la cerimonia conclusiva a valle nel paese di Sonico, ad accogliere con orgoglio tutte le penne nere un orgoglioso sindaco alpino. Porto il cappello alpino, lo porto con orgoglio e di conseguenza condivido tutti i valori che rappresenta l'alpinità. Io voglio in questa occasione qui ringraziare ovviamente l'Associazione Nazionale Alpini per aver dato al Comune di Sonico e ai gruppi del Comune di Sonico questa opportunità, ma voglio ringraziare pubblicamente tutti i gruppi alpini, le associazioni, i cittadini di Sonico che da mesi stanno lavorando per la buona riuscita di questo pellegrinaggio e ci sono riusciti. Non credo sia necessario essere alpino per venire al pellegrinaggio, anche perché non è una cosa che tocca solamente gli alpini. E tutti gli italiani, così come tutti gli austriaci, è una cosa che ci riguarda. Più che altro il ricordo di quelli che erano qua a combattere per la patria, per liberare un territorio dall'occupazione e le sofferenze che hanno avuto, insomma. Percorrendo il percorso dove hanno portato tutto sul famoso ippopotamo, vedere la difficoltà e il terreno abbastanza ostico, cioè, ti fa pensare. È una grande motivazione storica, per primo, insomma, vogliamo ricordare appunto i caduti dell'Adamello, caduti che appunto hanno combattuto la guerra bianca in questi scenari. Molti ci hanno lasciato la vita su queste rocce, quindi per me è un modo anche per fare memoria di questa cosa. Ecco. Io già la decima o undicesima volta lo vengo a fare e mi ci sono attaccato in una maniera incredibile. E finché ho un po' di forza riuscirò sempre a venire su da queste parti. Ma io credo che quello che accomuna tutti i partecipanti a questo evento è innanzitutto l'amore per la montagna.
e poi la pietà e il rispetto per coloro che qui combatterono e in giovane età persero la vita. Credo che per tutti gli alpini una volta tanto, sarebbe bello poter fare il pellegrinaggio in Alamello, anche la parte più piccola, la parte più facile, però venirci una volta sarebbe importante. Abbiamo scelto di partecipare comunque autorizzati dai nostri comandanti, ma in licenza e perciò comunque sempre in divisa, per onorare anche l'Anna di Valle Camonica, visto che siamo molto legati ed è la nostra storia ed è giusto così. Per camminare nella storia, dentro la storia, per fare nostro quello spirito che avevano una volta i vecchi e fortificarlo dentro di noi. Lo spirito con cui si affrontano le fatiche, le montagne così, è molto diverso dallo spirito con cui si affronta la montagna al giorno d'oggi, quindi con un po' più di riflessione, un po' più di lentezza per cercare di capire che cosa ha fatto chi ha combattuto qua. Ripercorrere questi sentieri dove i nostri vecchi hanno combattuto e hanno sacrificato la loro vita per darci la libertà, credo che sia lo scopo del pellegrinaggio, e quindi credo che sia opportuno per noi militari in armi partecipare e avvicinarci sempre di più a quelli in congedo, che comunque sono coloro che ci hanno dato le nostre tradizioni. Sulle tre cime di Lavaredo, montagna tra le più famose delle Dolomiti, dichiarata nel 2009 Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, è andata in scena l'esercitazione alpinistica internazionale Lavaredo 2019. Sulle montagne venete, 700 soldati di 6 nazioni ed un comando NATO, coordinati dalle truppe alpine dell'esercito, hanno dato dimostrazione di un alto livello addestrativo. Noi ci teniamo a mantenere questa tradizione che deriva dall'essenza stessa degli alpini, da quando sono nati fino ai giorni nostri, passa attraverso le guerre, tutte le esperienze che abbiamo dovuto fare. Però ecco, la dimensione verticale è una dimensione importante che, anche se lì per lì potrebbe non sembrare adeguata a quelle che sono le esigenze tattiche moderne, bisogna anche ricordare che fa parte della dimensione verticale l'elicottero, quindi il saper uscire dagli elicotteri in una certa maniera. Avete visto fast drop e rappelling, e tutte queste tecniche che avete visto in montagna potrebbero essere parimenti utilizzate anche nei combattimenti nei centri abitati. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale in una zona di tutela quale è quella delle Tre Cime, le truppe alpine hanno operato con massima attenzione, azzerando l'impatto antropico al contesto naturalistico. Dove è stato possibile è stato mitigato, e dove invece sono emersi durante l'analisi degli aspetti particolarmente critici, invece sono stati trattati in altro modo attraverso modelli di calcoli e poi la relativa abbassamento del rischio di possibile incidenza sul territorio. Tra il 1915 e il 1917 le vette delle Lavaredo costituirono il fronte di guerra. Sono ancora evidenti i resti delle trincee, delle gallerie e dei baraccamenti. La piccola chiesetta degli alpini dedicata a Maria Ausiliatrice raccoglie le preghiere e le penne nere restano ancora oggi depositarie della cultura d'alta quota. È quello che anche nel nostro statuto è previsto, quello di mantenere e tenere forti i valori della montagna e conservare l'ambiente montano. Credo che siano queste le cose importanti e sono queste le cose che poi rendono gli alpini unici. Soggiorno alpino al lago di Costa Lovara in provincia di Bolzano, il luogo ideale immerso nella natura per staccare la spina dallo stress della vita quotidiana. Prezzi speciali per i tesserati ANA. Info e offerte su soggiornoalpino.com.
nel quadro della campagna militare finalizzata alla stabilizzazione della regione di Nordway, la Task Force Hammer ha ricevuto il compito di individuare e disarticolare gli elementi nemici infiltratisi, organizzati a difesa nell'area di Lavaredo e alla cattura del rispettivo comandante militare. Il secondo reggimento Alpini ha simulato un atto tattico che ha visto l'impiego di numerosi assetti specialistici provenienti tra l'altro dalle forze speciali e l'aviazione dell'esercito. Questi mezzi hanno grandissima versatilità, chiaramente gli elicotteri per il soccorso, come avete potuto vedere, nella circostanza soccorso un ferito, può essere utilizzato per recuperare un civile, Legacy Rigopiano per esempio in passato. Il CH-47 che è estremamente versatile, quello che ha due pale, diciamo per chi non è avvezzo, è un elicottero che consente il trasporto di materiale, di personale e anche viveri nel caso per raggiungere, diciamo, località non accessibili diversamente. Le tecniche usate altrettanto, saper fare l'australiana, uscire, scendere con questo rappelling che sarebbe calarsi da una fune dall'elicottero, consente di raggiungere, grazie agli elicotteri, località non diversamente raggiungibili e nello stesso tempo portare del personale che porti soccorso alla popolazione. La tecnologia è sicuramente un validissimo ausilio, aiuta molto nelle fasi di condotta della macchina e della missione di volo, però l'esperienza e le capacità del pilota permette di operare in sicurezza e in massima efficacia in contesti dove ci sono più forze coinvolte, più assetti coinvolti e in un ambiente particolare come quello montano, che richiede molta perizia e preparazione da parte di tutti gli equipaggi. In contemporanea, sulle tre cime di Lavaredo, oltre 200 alpini hanno arrampicato lungo 14 vie, dalle più accessibili fino alle più dure, con un ottavo grado di difficoltà. Protagonista il personale delle brigate Iulia e Taurinense, gli istruttori del centro addestramento alpino e gli atleti del centro sportivo dell'esercito. Rispetto ai luoghi dove facciamo le esercitazioni gli anni precedenti, questo qui è notevolmente più difficile per svariati motivi, per la difficoltà delle vie, per la lunghezza delle vie, per i rientri complessi e per la roccia, che è una roccia, la roccia delle Tre Cime è una roccia particolare, abbastanza friabile, per cui tutto aumenta la difficoltà anche nella gestione. Abbiamo infatti convocato i migliori istruttori che avevamo attualmente disponibili in Italia, chiaramente ci sono quelli impegnati all'estero che non hanno potuto partecipare, e in particolare c'erano le due cordate della sezione di alta montagna, che quello è proprio l'elite non dell'esercito ma l'elite dell'alpinismo italiano. Assieme a loro sulle cenge dolomitiche hanno operato colleghi cileni, omaniti, spagnoli, sloveni e francesi. È stata un'esperienza molto positiva e abbiamo potuto condividere con l'esercito italiano, con gli alpini, praticamente queste attività che noi facciamo, e in linea di massima facciamo le stesse cose. Montagne aspre quelle d'Abruzzo, dove il vento e il sole d'estate accarezzano le rocce ed inverno la neve le copre. Restare qui con la propria famiglia, traendo dignità dal lavoro della terra, è più che altrove un atto di resistenza ai facili richiami del posto fisso con ferie, malattie e insoddisfazioni garantite. Fortunato Flaviani è un alpino di Ovindoli, centro turistico invernale alle porte dell'Aquila, che ha deciso di provarci, continuando a calcare le impronte lasciate da suo padre e da suo nonno. Nei campi di una terra splendida e accogliente, alleva vacche e cavalli, coltiva patate e lenticchie. È lui quest'anno il vincitore del premio Fedeltà alla Montagna, assegnato dall'ANA. È un lavoro duro, ecco, noi siamo a 1400 metri, quindi in condizioni d'inverno a volte anche proibitive. È appagante perché, come potete vedere, lavoriamo in questi ambienti. Ci fa onore ricevere questo premio. Dopo tutta questa fatica, insomma, siamo contenti e onorati, siamo contentissimi. Quest'anno particolarmente fortunato, io mi chiamo Fortunato di nome, sono particolarmente fortunato perché ho avuto il figlio, ho avuto questo premio, quindi bene, bene così. Il premio, istituito nel 1981, torna in Abruzzo per la terza volta, diventando un'occasione di crescita e di sviluppo per tutto il territorio. Questo premio è appunto per tutti quelli che si trovano in montagna e continuano a lavorare e rimanere su questi territori pur con tante difficoltà che ci sono nei giorni nostri, che tutti sappiamo. E i territori montani è difficile comunque rimanere, i lavori, come si sa, purtroppo sono sempre di meno
e quindi vanno ammirate queste persone, rimangono sui territori e continuano comunque anche con tanti sforzi a lavorare sul territorio. Avere il premio Fedeltà alla Montagna nel centenario dell'ANA è un onore, penso che rimarranno negli annali. Avere la soddisfazione e il piacere di ricevere qui il Labbro Nazionale con il Consiglio è un onore per noi della sezione Abruzzi, ma soprattutto per il gruppo di Ovindoli, che ha lavorato tanto per questa manifestazione, ci ha creduto e credo che qualche risultato l'ha ottenuto. Abbiamo avuto i complimenti da parte del Consiglio Nazionale e quindi adesso iniziamo ufficialmente questa avventura e speriamo in bene. Tradizione e innovazione, alpinità, imprenditoria, Alpi e Appennini. Ancora una volta gli alpini si confermano i custodi dell'unità d'Italia. Dalla Sicilia, che ha montagne, fino alla Valle d'Aosta e al Friuli, che sono ovviamente con le loro montagne, siamo in montagna, gli alpini sono in montagna, gli alpini proprio per questo hanno quella grande capacità di stare insieme, di condividere, di valorizzare quei punti importanti di riferimento e soprattutto una cosa importante, l'amicizia.